Siamo letteralmente circondati dall'ordine. Nel corso degli ultimi 300 anni abbiamo sviluppato svariati, straordinari, nuovi modi per sfruttare l'energia e abbiamo usato questa capacità per trasformare anche il nostro ambiente. Tuttavia, tutte queste strutture che vediamo intorno a noi sono solamente un genere di ordine molto visibile che abbiamo creato qui sul pianeta Terra. Ma c'è un altro genere di ordine non visibile, eppure altrettanto complesso, che solo ora stiamo iniziando a capire. È qualcosa che la natura sta sfruttando ormai da alcuni miliardi di anni. Qualcosa che noi chiamiamo informazione. Il concetto di informazione è veramente strano. In realtà è un'idea alquanto difficile da accettare per noi. Ma nel viaggio alla ricerca della sua comprensione, gli scienziati hanno scoperto che l'informazione è in realtà una parte fondamentale del nostro universo. Questo programma racconta proprio la storia dell'informazione e l'immenso potere liberato dalla sua manipolazione. Narra altresì la storia di come abbiamo scoperto il potere dei simboli e di come la scrittura, i codici e i computer avrebbero rivoluzionato la nostra comprensione dell'universo. È la storia di come all'interno di un cosmo che collassa nel disordine, l'informazione può essere usata per creare ordine e strutture. Apparentemente l'informazione sembrerebbe essere estremamente semplice come idea. Esiste ovunque nel nostro mondo. I nostri cervelli ne sono pieni e noi la scambiamo costantemente gli uni con gli altri. Tuttavia l'informazione è stata uno dei concetti più sottili e più difficili che la scienza ha mai dovuto affrontare. Comprendere e sfruttare questo concetto si è rivelato un processo estremamente lungo e difficile. Il grande potere dell'informazione si intravide per la prima volta oltre 5.000 anni fa, quando fu sviluppata una tecnologia rivoluzionaria, quella che avrebbe messo in movimento il mondo moderno. Nel corso degli anni direi che l'umanità ha inventato delle cose piuttosto notevoli, ma tra tutte le invenzioni dell'umanità ce n'è una che spicca sopra le altre. Si tratta della più trasformativa, dirompente, creativa tecnologia che mai sia stata concepita, ed è anche la più semplice. Questa invenzione è la parola scritta. La scrittura ha al suo centro esclusivamente la trasmissione e l'archiviazione delle informazioni. Le parole permettono alle nostre idee di perdurare nel corso del tempo. Questi sono alcuni dei primi testi esistenti. E ci danno un'idea di quanto sia stato incredibile lo sviluppo della scrittura. Sono venuto a incontrare una delle poche persone in grado di leggerli, il dottor Irving Finkel.
Oggi diamo la scrittura per scontata, ma dimentichiamo che è stata un'invenzione. Oh, è certamente così. Ci può dire com'è nata? La prima scrittura che abbiamo è incisa su tavolette di argilla che provengono dall'Iraq, nell'antica Mesopotamia, e riguarda la cultura sumera. Quello che si vede qui è che è iniziata con segni puramente pittografici per esprimere un'idea. Questo è durato fino a quando qualcuno non si è accorto, forse per caso, che quello che si poteva fare era rendere uno di questi simboli grafici sulla superficie dell'argilla, non per quello che sembrava, ma per quello che il suo suono rappresentava. Certo, perciò non il disegno di un oggetto, ma il disegno del suono. Questo è ciò che da sempre si chiama un passo gigante per l'umanità. Combinando diverse immagini corrispondenti a suoni, gli antichi mesopotamici potevano esprimere qualsiasi idea immaginabile. L'essenza della loro svolta stava nel fatto, ad esempio, che l'immagine di un occhio e l'immagine di un cervo non dovevano significare un occhio e un cervo. Le immagini potevano essere utilizzate per i suoni che producevano. In questo caso il collegamento è per idea. Una volta scoperto questo sistema, tutto quello che poteva essere detto, persino il pensiero più strano o astratto, poteva essere trasformato in un simbolo. Le informazioni ora potevano vivere al di fuori del cervello umano. E significava anche che potevano durare per lunghi periodi di tempo. Era un'idea che affascinava gli antichi mesopotamici. Questa deliziosa tavoletta risalente ai tempi di Re Urnam, il quale visse nel 2100 a.C., venne sepolta nelle fondamenta di un tempio come messaggio per il futuro. Re Urnam, il potente maschio re di Ur, re di Suma e Akkad, nella parte sud e settentrionale dell'antica Mesopotamia, edificò la di lei casa e in seguito la restaurò perfino. Era una cosa che lo rendeva fiero e lui voleva che tutti lo sapessero. Questo è un vero messaggio per il futuro. Ciò che per me è straordinario è che queste informazioni si sono conservate nell'argilla per molte migliaia di anni. Le idee che qualcuno ha avuto 4.000 anni fa sono ancora lì. Ci sono idee, discorsi, speranze umane, letteratura, ci sono preghiere, sono presenti praticamente tutti i generi di effusioni dell'animo umano, fissati per sempre nell'argilla. Trasformando quindi i suoni in simboli, gli scribi della Mesopotamia avevano scoperto che le informazioni potevano anche essere cambiate molto facilmente da una forma all'altra. Da qualcosa che esisteva come suono parlato a qualcosa che esisteva come simbolo su delle tavolette di argilla. Ma questo era solo l'inizio. Gli esseri umani dovevano ancora realizzare il vero potere dei simboli. Per 4.000 anni la scrittura è stata praticamente l'unica tecnologia utilizzata dalle persone. Tuttavia, nel XIX secolo, durante la grande rivoluzione industriale, le cose avrebbero iniziato a cambiare. In quel grande vortice delle idee e delle invenzioni sarebbero emerse una serie di tecnologie apparentemente non connesse che iniziarono a suggerire agli uomini l'immenso potere dell'informazione. Queste tecnologie avevano tutte origini molto pratiche, assolutamente assai poco teoretiche, però iniziarono a rivelare che l'informazione era un concetto molto più profondo e più potente di quanto chiunque avesse mai realizzato. Una delle prime tecnologie informatiche di una nuova generazione sarebbe stata sviluppata a Lione alla fine del XVIII secolo. Nel XVIII secolo, Lione era sede di alcune dei migliori artigiani del mondo. Era anche un centro di grande opulenza, di magnificenza e soprattutto di denaro. Grazie ai ricchi aristocratici e ai banchieri che lì risiedevano, sarebbe diventata la patria della più grande industria di tessitura della seta del mondo.
Quasi un terzo degli abitanti della città lavorava nel settore della seta e lì furono installati 14.000 telai. Questo è broccato, il materiale che ha reso Lione famosissimo. È uno splendido e intricato tessuto che, come si può immaginare, è laborioso da produrre. Una squadra di due uomini lavorava per un'intera giornata e poteva produrre al massimo un centimetro. La domanda di tessuti pregiati di Lione era davvero immensa e il processo di tessitura era penosamente lento. Tuttavia, grazie a un soldato e tessitore di nome Joseph Marie Jacquard, fu sviluppato un macchinario per accelerare il lavoro. Durante il processo di tessitura si sarebbe rivelata una verità fondamentale sull'informazione. Basandosi sul lavoro di molti altri, nel 1804 Jacquard brevettò la sua grande invenzione. All'epoca, il telaio era stato il meccanismo più complesso che fosse mai stato costruito dall'umanità. Il telaio di Jacquard era un vero miracolo dell'ingegneria. Lui infatti aveva progettato una singola macchina che senza alcuna modifica alla sua costruzione, al suo hardware per usare un termine moderno, poteva essere programmata per tessere ogni schema che uno stilista ideava. Di fatto poteva produrre un'intera gamma di disegni di seta con a malapena una pausa nella produzione. Jacquard aveva trovato il santo graal della tessitura e il suo segreto, una semplice scheda perforata. La scheda perforata conteneva al suo interno l'essenza dei disegni che il telaio avrebbe dovuto tessere. Quando queste schede perforate venivano poi inserite nel telaio, agivano abbassando e sollevando tutti i fili pertinenti, ricreando così il modello in seta. Ogni disegno che era possibile immaginare poteva essere suddiviso e tradotto in una serie di schede perforate che potevano poi essere tessute dal telaio. Le informazioni venivano trasferite dal disegno originale alla scheda perforata e poi al tessuto finito. È una macchina per tessitura che ha un suo compito, ma non c'è nulla di specifico sul tipo di tessuto che deve tessere. Insomma, non è contenuta nessuna informazione all'interno di quelle schede. Se vi piacciono le schede, programmate la macchina. Insomma, bisogna darle istruzioni su cosa fare. Questo ha avuto enormi risonanze su quello che è venuto dopo. Il telaio di Jacquard rivoluzionò l'industria della seta. Ma nella macchina c'era qualcosa di più profondo, qualcosa di più universale delle sue origini industriali e della sua capacità di sveltire la tessitura. Il telaio rivelò al mondo il potere di estrarre le informazioni. Dimostrò che si poteva prendere l'essenza di qualcosa, estrarre le informazioni vitali e rappresentarle in tutt'altra forma. La scrittura aveva rivelato che era possibile utilizzare una serie di simboli per acquisire la lingua parlata. In sintesi, Jacquard aveva dimostrato che con appena due simboli, cioè un buco e uno spazio bianco, era possibile catturare le informazioni di qualunque immagine concepibile. Questo è un ritratto di Jacquard ed è stato tessuto in seta. È straordinariamente dettagliato, con centinaia di migliaia di punti. E tuttavia, tutte le informazioni necessarie per catturare questa o una simile immagine possono essere memorizzate in una serie di schede perforate. 24.000.
Questa immagine è un fantastico esempio di un'idea di una portata veramente vasta. Uno dei più semplici sistemi, in questo caso delle schede che sono state opportunamente perforate, può catturare tutta l'essenza di un qualche cosa di molto più complicato. Se 24.000 schede perforate sono in grado di creare un'immagine come questa, cosa succederebbe se ne usassero 24 milioni? O 24 trilioni di schede? Quante e quali nuovi tipi di informazioni complesse potrebbero essere catturate e rappresentate? Jacquard era incappato in un'idea di una portata incredibilmente profonda. Senza soluzione di continuità, si possono usare simboli semplici per descrivere qualsiasi cosa o anche concetto dell'intero universo. La traduzione delle informazioni in simboli astratti per archiviare ed elaborare col tempo si è dimostrata un'idea estremamente potente. Ma il modo in cui le informazioni vengono inviate e il modo in cui vengono comunicate non è troppo cambiato in migliaia di anni. Prima della tecnologia di telecomunicazione il mondo era molto diverso. Messaggi e oggetti venivano inviati con la stessa rapidità. Si scriveva un messaggio su un pezzo di carta e lo si dava a qualcuno che correva velocemente, andava a cavallo o saliva su una nave. Le informazioni viaggiavano con la stessa velocità con cui viaggiavano gli oggetti. Ma nel XIX secolo la velocità con cui le informazioni potevano essere inviate aumentò drasticamente e questo accadde grazie a un incredibile nuovo supporto per le informazioni, l'elettricità. E poco dopo la scoperta dell'elettricità, il suo potenziale come mezzo per trasmettere messaggi incrementò a dismisura la frenesia generale. Sembrava che se poteva essere controllata, l'elettricità rappresentava il mezzo perfetto per inviare delle informazioni. L'elettricità sembrava offrire alcuni vantaggi enormi come metodo per inviare messaggi. Inserita in un cavo, poteva raggiungere praticamente ogni luogo. Non era influenzata dalle cattive condizioni meteorologiche e poteva viaggiare rapidamente. C'era un solo grande problema che dovettero affrontare coloro che all'inizio del secolo vollero usare l'elettricità per comunicare. Come poteva essere impiegato un segnale così semplice per inviare messaggi complessi? Qui nell'archivio del Museo della Scienza è ospitata una delle collezioni più impressionanti delle prime tecnologie di comunicazione elettroniche nel mondo. Ecco alcuni dei primi dispositivi progettati per inviare segnali usando l'elettricità. Questo, alquanto divertente, è stato sviluppato nel 1809 in Baviera da Samuel Sommering. Se si voleva trasmettere la lettera A, si inviava corrente attraverso il filo corrispondente. All'estremità del ricevitore c'è un serbatoio con del liquido e la corrente elettrica provoca una reazione chimica costringendo le bolle a comparire sulla corrispondente lettera A. Il processo è ingegnoso ma laborioso. Ciò che è divertente è che il mittente doveva far sapere al ricevitore che stava per inviare e faceva questo mandando della corrente in più, così che più bolle spostassero questo braccetto verso l'alto che rilasciava una pallina che attivava il campanello. Come si può immaginare, non si trattava del più veloce dei sistemi. Dopo quello di Sommering sono stati adottati svariati tipi di approcci per risolvere il problema dell'invio dei messaggi con l'elettricità, ma hanno tutti risentito del fatto di avere dei codici troppo complessi. Questi meccanismi, sia pure a modo loro ingegnosi e innovativi, finirono nell'oblio.
Perché nel 1840 furono tutti rimpiazzati da un sistema per l'invio di segnali elettrici che è ancora oggi utilizzato. Il suo sviluppo si deve all'artista nonché imprenditore Samuel Morse e al suo collega Alfred Weil. La particolarità del loro sistema non era nella tecnologia usata per trasportare i messaggi, ma nel semplice ed efficace codice utilizzato per inviarli. Proprio come le schede perforate di Jacquard, la genialità di questo codice di Morse e Weil era nella sua semplicità. Adoperando una serie di impulsi brevi o lunghi di corrente elettrica, potevano compitare le lettere dell'alfabeto. Weil suggerì che le lettere più frequenti della lingua inglese ottenessero il codice più breve. Perciò una E viene inviata in questo modo, mentre una X viene inviata così. Ciò significa che i messaggi possono essere inviati rapidamente ed efficacemente. Ma configurare il codice, parte di esso o il suo software, era complicato quanto configurare meccanismi alimentati da batterie e fili. Allora realizzarono una tecnologia nuova, il telegrafo elettrico. Il telegrafo aveva ancora una volta rivelato il potere di trasferire le informazioni da un mezzo di comunicazione ad un altro. Le informazioni all'inizio erano state fissate nel cervello umano, poi in simboli contenuti nell'argilla, nella carta e in schede perforate. Adesso, grazie a Morse, le informazioni potevano risiedere nell'elettricità. E questo le rendeva più leggere e più veloci di quanto non fossero mai state prima. Nel giro di pochissimi anni, la rete telegrafica si sarebbe diffusa praticamente in tutto il mondo, gettando quelle che erano le prime basi dell'era dell'informazione moderna. Prima Jacquard e in seguito Morse avevano trovato nuovi modi per manipolare, elaborare e trasmettere informazioni. Ciò che era iniziato con l'invenzione della scrittura migliaia di anni fa era culminato nel collegamento dell'intero pianeta per mezzo di un reticolo di fili che trasportavano informazioni astratte a velocità incredibili. Per gli uomini della fine del XIX secolo sarebbe potuto sembrare che la capacità dell'umanità di manipolare e trasmettere delle informazioni fosse al suo apice. Non si sarebbero potuti sbagliare di più. L'informazione doveva rivelarsi un concetto molto più importante e fondamentale di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare. Presto sarebbe diventato evidente che l'informazione non riguardava solo la comunicazione umana, ma che era un'idea notevolmente più ampia di quella. La vera natura delle informazioni sarebbe stata suggerita in primo luogo da uno strano problema, dal visionario sogno di un geniale fisico scozzese che sembrava pensare completamente a qualcos'altro. James Clerk Maxwell fu una delle maggiori menti del XIX secolo. Tra i molteplici interessi di Maxwell c'era anche quello della scienza della termodinamica, lo studio del calore e del movimento nato con la nascita del motore a vapore. Maxwell è stato uno dei primi a capire che il calore è in realtà esclusivamente il movimento delle molecole. Più un qualcosa è caldo, più veloce è il movimento delle sue molecole. Questa idea avrebbe portato Maxwell a sognare un esperimento mentale estremamente bizzarro, in cui le informazioni giocavano un ruolo cruciale. Maxwell aveva teorizzato che, sapendo cosa accadeva dentro una scatola piena di aria, sarebbe stato possibile scaldarne una metà e raffreddarne l'altra.
È come se mettessimo un forno vicino a un frigorifero senza usare energia. Sembrava pazzesco, ma l'argomento di Maxwell era molto persuasivo. Funziona in questo modo. Immaginate che un diavoletto sia appollaiato in cima alla scatola e che abbia una vista così acuta da poter osservare con precisione il movimento delle molecole d'aria dentro la scatola. Ora hai in modo cruciale il controllo del divisorio che divide la scatola in due metà. Ogni volta che vede una molecola del lato destro che si muove rapidamente avvicinandosi al divisorio, lui apre quest'ultimo verso la parte sinistra. E ogni volta che vede una molecola della parte sinistra che si avvicina al divisorio, lui lo apre permettendole di raggiungere la parte destra. Ora vediamo cosa accade. Col passare del tempo, tutte le molecole calde che si muovono velocemente si accumulano sul lato sinistro della scatola e tutte le molecole fredde che si muovono lentamente sulla destra. Fondamentalmente, il diavoletto ha eseguito questo ordinamento con nient'altro che informazioni sul movimento delle molecole. Il diavoletto di Maxwell sembrava dire che solo avendo informazioni sulle molecole si poteva creare ordine dal disordine. Questa idea sconvolse il pensiero del XIX secolo. La scienza della termodinamica aveva mostrato in modo chiaro che nel tempo l'entropia dell'universo e il suo disordine sarebbero sempre più aumentati. Sembrava che tutto fosse destinato a cadere a pezzi. Ma il diavoletto sembrava anche suggerire che si potevano rimettere insieme le cose senza usare alcun tipo di energia. Soltanto utilizzando le informazioni era possibile ricreare l'ordine. Sarebbe stato un problema difficile da risolvere se non fosse stato per il geniale Maxwell, il quale aveva avuto un'idea in anticipo sui tempi in cui viveva. È incredibile l'impatto che Maxwell ebbe sulla fisica. Egli infatti formulò un concetto estremamente complicato che, in qualche modo possiamo dire, che anticipava la nozione di informazione. Nozione che in quel momento non c'era nulla di simile. Penso che questa idea sia assolutamente stupefacente. Lui non aveva una vera soluzione, ha semplicemente sollevato il problema e l'ha lasciato aperto. E quello che ne è seguito sono stati più o meno 120 anni di dibattiti e sviluppi estremamente interessanti per cercare di risolvere e affrontare il problema che Maxwell aveva posto. Quindi, cosa stava accadendo con il diavoletto di Maxwell? Può sembrare inverosimile e fantasioso, però immaginate se si potesse costruire una macchina nel mondo reale che potesse imitare le azioni del diavoletto. Si potrebbe usare per scaldare una tazza di caffè, o per far funzionare un motore, o per alimentare un'intera città usando solo la pura informazione. Si potrebbe creare un ordine nell'universo senza sprecare energia. A livello intuitivo, lo scienziato temeva che potesse essere sbagliato. Comunque sia, ci sarebbero voluti più di 100 anni per risolvere il problema. Mentre l'enigma di Maxwell faceva presagire qualcosa di inaspettato che sarebbe potuto accadere, un nuovo dispositivo fu inventato. Poteva eseguire compiti incredibili e complessi, elaborando le informazioni. Inoltre poteva essere costruito.
la macchina sarebbe diventata nota come computer. E l'idea da cui il computer ebbe origine fu di uno scienziato un po' visionario. Alan Turing fu il primo uomo al mondo a concepire il computer moderno. Una macchina la cui unica funzione è quella di manipolare ed elaborare informazioni. Una macchina che sfrutta e utilizza la potenza dei simboli astratti, che abilita quasi qualunque aspetto del mondo moderno. L'incredibile idea di Turing compare per la prima volta in un leggendario documento matematico pubblicato nel 1936. Nella sua breve vita, Alan Turing ha suggerito idee innovative su tutta una serie di argomenti, dalla crittografia alla biologia. L'ampiezza e l'acutezza del suo pensiero lasciano senza fiato. Ma per la maggior parte degli scienziati sono i concetti che ha delineato, formulati ed esposti in queste 36 pagine, che lo distinguono come un personaggio davvero speciale. È proprio questo lavoro che lo rende degno del titolo di genio. Pubblicato quando Turing aveva solo 24 anni, i numeri computabili con un'applicazione al problema della decisione affronta le basi della logica matematica. La cosa sorprendente è che l'idea alla base del computer sia emersa come conseguenza del brillante ragionamento di Turing. Stava pensando a tutt'altro, non era seduto lì a pensare voglio provare a inventare il computer moderno. Era alle prese con un problema astratto sulle fondamenta della matematica. E all'improvviso il computer è scivolato fuori da quella ricerca in maniera inaspettata. Nessuno avrebbe potuto immaginare che la ricerca apparentemente astratta e astrusa di Turing sulle fondamenta della matematica potesse produrre qualsiasi cosa di un tale valore pratico che potesse dare origine a una macchina che avrebbe cambiato la vita di quasi tutti su questo pianeta. Turing aveva cercato di capire se un certo processo in matematica potesse essere eseguito seguendo una serie di regole. Ed è questo, proprio questo, che gli avrebbe fatto pensare ai computer. Nel 1936 la parola computer aveva un significato assai diverso da quello di oggi. Si riferiva a una persona vera con una matita e un foglio di carta impegnata in calcoli aritmetici. Le banche assumevano molte di queste persone, spesso donne, per elaborare gli interessi. Il fisco le impiegava per calcolare l'ammontare di tasse da addebitare. Gli osservatori facevano calcolare loro i dati di navigazione. I computer umani erano vitali per il mondo moderno. Si occupavano delle enormi quantità di informazioni prodotte, mentre la scienza e l'industria diventavano sempre più complesse. Ciò che Turing fece nel 1936 fu porsi una semplice ma profonda domanda. Cosa succede nella mente di una persona mentre sta eseguendo un calcolo? Per rispondere a questo, doveva scartare tutti i dettagli superflui che andavano ignorati almeno fin quando la vera essenza del processo di calcolo non fosse rimasta. Perciò, per prima cosa, tolse il calamaio, poi la penna, poi il regolo e poi le matite e i fogli di carta. Cose che facilitavano il calcolo, ma nessuna di loro era fondamentale per chi faceva la computazione. A questo punto Turing si chiese che cosa succede nel cervello di un computer umano. È un sistema biologico molto complesso, in grado di avere coscienza, pensieri e opinioni, ma per Turing nessun elemento era fondamentale per il processo di computazione. Turing capì che per calcolare qualcosa dovevano essere seguite con precisione un insieme di regole. Questo era tutto. È necessaria un'intelligenza di livello superiore, coinvolta nel calcolo al quale si sta pensando. E che dice che si può avere un processo meccanico. Per processo meccanico si intende un processo non pensante. Questo per eseguire lo stesso medesimo atto e quindi per eliminare la necessità dell'agire umano usando le sue funzioni di alto livello. È questa la cosa rivoluzionaria in quello che cercava di fare.
La brillante mente di Turing capì che qualunque calcolo ha due ben distinti aspetti: i dati e le istruzioni su cosa fare con i dati. E questa fu la chiave della sua intuizione. Turing doveva trovare un modo per far sì che le macchine comprendessero istruzioni come aggiungere, sottrarre, moltiplicare, dividere e via dicendo, così come fanno gli esseri umani. Insomma, doveva trovare un sistema per tradurre informazioni come queste in un linguaggio che il computer potesse comprendere. E grazie alla sua perfetta e impeccabile logica, Turing fece esattamente questo. Questa potrebbe sembrare una serie del tutto casuale di 1 e 0. Tuttavia, per una macchina informatica, è un insieme di istruzioni che possono essere lette passo dopo passo e che dicono alla macchina come comportarsi. Quindi, mentre un computer umano, guardando questo simbolo, comprendeva qual era il processo richiesto, alla macchina informatica doveva essere spiegato in questo modo. Il nastro di carta che Turing allora immaginava è quello che ora chiameremmo la memoria del computer. Ma Turing non si è fermato qui. Egli realizzò che istruire la macchina in questo modo portava a una conseguenza sorprendente. Era necessaria una sola macchina per eseguire qualsiasi tipo di attività a cui si potesse pensare. È un concetto bellissimo e magnifico per far sì che la macchina faccia qualche cosa di nuovo. Il solo accorgimento era alimentarla con una nuova serie di istruzioni, con nuove informazioni. Questa idea divenne nota in seguito come la macchina universale di Turing. Più cose si voleva che la macchina facesse, più lungo doveva essere il nastro. Le memorie più grandi potrebbero contenere istruzioni complesse su come elaborare e ordinare qualsiasi tipo di informazione immaginabile. Con una memoria abbastanza grande, il computer sarebbe capace di svolgere un numero quasi illimitato di compiti. La sua idea, in base alla quale una moltitudine di compiti può essere eseguita dando alla macchina una lunga sequenza di istruzioni, è la sua più grande eredità. Il suo sogno, contenuto nel suo documento, si era realizzato, ossia compiere calcoli, fare telefonate, registrare immagini in movimento, scrivere lettere, ascoltare musica. Nessuna di queste azioni richiede macchine su misura, possono essere tutte eseguite da un unico dispositivo. Un congegno informatico. Questo telefono è una moderna, straordinaria incarnazione dell'idea di Turing. Al suo interno ci sono innumerevoli istruzioni, quelle che chiamiamo programmi, software o app, e che sono niente di più che una lunga sequenza di numeri che indicano al telefono cosa fare. Quello che davvero stupisce nell'idea di Turing è la sua incredibile portata. La serie di istruzioni che possono essere fornite a un computer possono comunicargli come imitare i telefoni o le macchine da scrivere, ma potrebbero anche descrivere le regole della natura, le leggi della fisica e i processi del mondo naturale. Questa è una simulazione di svariati milioni di particelle che si comportano come un fluido. Per capire come fluiscono, il computer segue semplicemente un insieme di istruzioni contenute nella sua memoria. Questo è solo un accenno alla comprensione della potenza delle macchine informatiche. E questa è una simulazione al computer della struttura su larga scala dell'intero universo. Rivela tutto l'autentico potere dell'idea di Turing. Trasformare le istruzioni in simboli che una macchina può comprendere consente di ricreare non soltanto una semplice immagine o un semplice suono, ma un processo, un sistema, un qualcosa che sta cambiando ed evolvendo. Manipolando simboli semplici, i computer sono in grado di catturare la vera essenza, l'ordine del mondo naturale in se stesso.
Analizzando il modo in cui il cervello umano riesce ad elaborare e a calcolare le informazioni, Alan Turing aveva avuto una delle idee più importanti e rivoluzionarie del XX secolo. Il potere dell'informazione stava rivelando se stesso. Sarebbe molto facile pensare che dopo la realizzazione delle idee di Turing il vero potere dell'informazione si sarebbe scatenato. Ma Turing era solo metà della storia. L'era dell'informazione moderna richiedeva un'altra idea, quella che finalmente avrebbe definito la natura delle informazioni e il loro rapporto con l'ordine e il disordine dell'universo. Un'idea questa balenata nella mente di un matematico ed ingegnere eccentrico. Claude Shannon era un vero anticonformista e il suo modo di affrontare questioni insolite lo portò ad una idea rivoluzionaria. Lui scoprì la natura fondamentale dell'informazione e il processo di comunicazione in tutte le sue molteplici forme. Questo è il famoso testo di Claude Shannon, una teoria matematica della comunicazione. Il titolo può sembrare asciutto, ma credetemi, è uno dei documenti scientifici più importanti del XX secolo. Non solo ha gettato le basi della rete di comunicazione del mondo moderno come lo conosciamo, ma ci ha anche fornito nuove intuizioni sul linguaggio umano e su cose che facciamo intuitivamente, come parlare e scrivere. L'articolo fu pubblicato nel 1948 mentre Shannon lavorava nei laboratori Bell nel New Jersey, sede della ricerca della compagnia telefonica Bell. Era un'istituzione famosa per il suo clima assai rilassato e lungimirante. I matematici erano liberi di lavorare su qualsiasi problema li potesse minimamente interessare. L'unica cosa che la direzione dei laboratori chiedeva loro era che lavorassero tenendo sempre la porta aperta, in modo che se qualcuno da un altro dipartimento fosse arrivato con un problema, loro avrebbero provato ad aiutarlo. Erano assolutamente liberi, l'atmosfera era incredibile. Si può dire che lì le persone giocavano e venivano incoraggiate a giocare. A Claude Shannon fu concessa la piena libertà. In pratica poteva fare tutto quello che voleva. Lo trattavano come il loro tesoro. Non l'ho mai visto fare giochi di prestigio, ma certamente l'ho visto andare sul suo monociclo. L'ha portato anche al lavoro. E per quanto ne sapevo io, ai laboratori Bell, Claude Shannon costava almeno 100 ore di forza lavoro di quei tempi. Ma a dispetto della spensieratezza, la compagnia telefonica Bell doveva risolvere un problema. Ogni giorno l'azienda trasmetteva enormi quantità di informazioni elettroniche in tutto il mondo, ma i tecnici non avevano idea di come misurare correttamente queste informazioni o come quantificarle. In breve, tutta la loro attività si basava su qualcosa che in realtà non capivano. Sorprendentemente, il loro dipendente superstar Claude Shannon avrebbe dato loro quello di cui avevano bisogno. In questo articolo Shannon fece qualcosa di incredibile. Si impossessò del concetto vago e misterioso di informazioni e giunse a trovare il modo di fissarlo. Non lo fece usando una qualche definizione filosofica, ma trovò un modo per misurare le informazioni contenute in un messaggio. Shannon si rese conto che la quantità di informazioni contenute in un messaggio non aveva nulla a che fare col suo significato. Dimostrò invece che la quantità era legata esclusivamente a quanto insolito fosse il messaggio. Le informazioni sono legate all'inaspettato. Perciò le notizie sono notizie proprio perché inaspettate. E più sono interessanti.
Perciò se le notizie di oggi fossero le stesse di ieri, non ci sarebbero notizie. Quindi il contenuto delle informazioni sarebbe nullo. All'improvviso si ha una relazione tra imprevisto e informazione. Ma Shannon sarebbe andato oltre e avrebbe dato alle informazioni una loro propria unità di misura. Volete sapere come riuscì a farlo? Beh, ha dimostrato che qualsiasi messaggio si desidera inviare può essere tradotto in una teoria di cifre binarie, in un'interminabile sequenza di 1 e 0. Quindi un semplice saluto come ciao potrebbe essere scritto così, oppure così. Pensate a questo come a un altro modo per scrivere lo stesso messaggio. Shannon si rese conto che trasformare le informazioni in cifre binarie sarebbe stato un atto immensamente potente. Avrebbe reso le informazioni gestibili, esatte, controllabili e precise. Nel suo articolo, Shannon ci dimostra che una singola cifra binaria, cioè uno di questi 1 o 0, rappresenta un'unità fondamentale di informazioni. E pensatela come un atomo di informazioni, l'elemento più piccolo possibile. Poi, dopo aver descritto questa unità di base, le ha persino dato un nome che ormai oggi tutti noi conosciamo, una originale combinazione della frase cifra binaria. Bit. L'umile bit. Col tempo ha dimostrato di essere un'idea enormemente potente. Il bit è la più piccola quantità di informazione che ci sia. È assolutamente significativo perché è l'atomo fondamentale. È la più piccola unità di informazione in cui vi sia una discriminazione sufficiente a comunicare qualunque cosa. Il grande potere del bit risiede nella sua universalità. Qualsiasi sistema che abbia due stati, come una moneta con la sua testa o croce, può racchiudere un bit di informazioni. 1 o 0, perforato o non perforato, acceso o spento, alt o avanti. Tutti questi sistemi possono memorizzare un bit di informazioni. Grazie a Shannon, il bit oggi è diventato il linguaggio comune di qualunque genere di informazione. Qualsiasi cosa, suoni, immagini, testi, può essere trasformato in bit e trasmesso da qualsiasi sistema in grado di essere nella forma di due stati distinti. Shannon aveva fondato una nuova teoria di vastissima portata. Le idee che aveva iniziato a esplorare sono alla base di quella che oggi viene chiamata teoria dell'informazione. Aveva preso un concetto astratto, cioè l'informazione, e l'aveva trasformato in qualcosa di tangibile. Quello che era stato solamente un vago concetto, una nozione, era diventato misurabile, era qualcosa di reale. L'idea di convertire informazioni in bit, di trasformare le cose in qualcosa di digitale, avrebbe cambiato radicalmente moltissimi aspetti della società. Ma l'informazione non è solo un qualche cosa che creano gli esseri umani. Stiamo iniziando a capire che questo concetto non risiede solo nella società del XXI secolo, ma anche nel mondo fisico come lo conosciamo. Ogni bit di informazione che siamo riusciti a creare, ogni libro, ogni film, perfino l'intero contenuto di Internet, beh, praticamente equivale a nulla se lo compariamo al contenuto informativo della natura. E questo perché anche l'evento più insignificante nel mondo naturale contiene una quantità straordinaria di informazioni. Ve lo dimostro. Immaginate di quanti e quanti bit di informazioni avreste bisogno per descrivere questo.
Una affascinante, intricata e complessa interazione di leggi fisiche si svolgono su scale e tempi che normalmente sono impercettibili per noi. Ma qui state vedendo ancora solamente una frazione della complessità della natura. Immaginate l'interazione fra trilioni di miliardi di atomi. La quantità di bit di cui avreste bisogno per descriverla è praticamente inimmaginabile. Ma quello che è sorprendente è che ora, grazie alle idee di Turing e Shannon, siamo in grado di descrivere, modellare e simulare la natura in modo molto semplice e dettagliato. Ma non siamo ancora arrivati alla fine della storia. L'informazione, a quanto pare, non è solamente un modo di descrivere la realtà. Negli ultimi anni abbiamo scoperto che l'informazione in realtà è una parte inseparabile e integrante del mondo fisico. È un'idea estremamente difficile da affrontare e concepire, ma le informazioni, qualunque cosa, da una sinfonia di Beethoven ai contenuti di un dizionario, fino a un pensiero passeggero, ogni informazione deve essere incorporata in qualche forma di sistema fisico. Sorprendentemente, se oggi comprendiamo l'autentica connessione tra informazione e realtà, lo dobbiamo al diavoletto di Maxwell. Ricordate? Sembrava come se il diavoletto usasse l'informazione per creare ordine in una scatola piena d'aria, che inizialmente era nel disordine. Inoltre, poteva fare questo senza compiere il minimo sforzo. L'informazione sembrava essere in grado di infrangere le leggi della fisica. Beh, questo non è vero. Non può. Il motivo per cui il diavoletto di Maxwell non può creare energia gratuita è racchiuso qui, nella sua testa. Ciò che è stato scoperto è questo. Il diavoletto sta davvero usando solamente informazioni per creare energia utilizzabile. Ma ciò non significa che non stia ottenendo qualcosa in cambio. Ricordate come funziona il diavoletto? Individua una molecola che si muove rapidamente su un lato della scatola, apre un divisorio, lo lascia passare dall'altro lato. Ma ogni volta che lo fa, deve fissare le informazioni sulla velocità di quella molecola nella sua memoria. Presto la sua memoria si riempirà e quindi potrà continuare solamente se inizierà a cancellare le informazioni. Fondamentalmente, questa cancellazione richiederebbe un dispendio di energia. Il diavoletto tiene una sorta di registro su quali molecole si muovono e in che direzione, e se il dispositivo di registrazione è di una dimensione limitata, a un certo punto lo dovrà resettare. Questo è un processo irreversibile che accresce l'entropia dell'universo. È la cancellazione di informazioni che aumenta l'entropia una volta per tutte. Quello che è stato scoperto è che esiste una certa quantità minima di energia specifica, nota come limite di Landauer, che viene richiesta per eliminare un solo bit di informazione. È minuscolo. Ha meno di un trilione di miliardi di tonnellate di energia di quella contenuta in un grammo di zucchero. Ma è reale ed è parte della trama fondamentale dell'universo. Sorprendentemente, oggi possiamo fare dei veri esperimenti che testano degli aspetti dell'idea di Maxwell. Usando il laser e delle minuscole particelle di polvere, gli scienziati di tutto il mondo hanno trovato la maniera di esplorare la relazione tra informazione ed energia con incredibile accuratezza.
L'esperimento mentale di Maxwell, immaginato nell'era del vapore, rimane ancora ai giorni nostri all'avanguardia nella ricerca scientifica. Il diavoletto di Maxwell unisce due dei concetti più importanti della scienza moderna, lo studio dell'energia e lo studio delle informazioni, e ci mostra che i due sono profondamente legati. Adesso sappiamo che l'informazione, ben lungi dall'essere un concetto astratto, obbedisce alle stesse leggi della fisica di qualsiasi altra cosa nell'universo. L'informazione non è solamente un'astrazione, solamente una cosa o una formula matematica che si scrive sulla carta. In realtà l'informazione viene trasportata da qualche cosa in maniera che sia codificata su qualcosa, una pietra, un libro, un CD. Qualunque cosa sia, è un vettore in cui l'informazione è attiva, e ciò significa che le informazioni si comportano in base alle leggi della fisica e di conseguenza non le puoi infrangere. Quello che l'umanità ha imparato negli ultimi millenni è che l'informazione non può mai essere separata dal mondo fisico. Ma questo non è un ostacolo. Ciò che rende l'informazione così potente è il fatto che può essere memorizzata in qualunque sistema fisico che scegliamo. Dall'uso della pietra e dell'argilla per la conservazione dei dati, all'uso dell'elettricità per inviare rapidamente informazioni. Il supporto che memorizza l'informazione offre delle proprietà uniche. Oggi gli scienziati stanno esplorando nuovi modi di manipolare le informazioni, usando di tutto, dal DNA alle particelle quantistiche. La loro speranza è che questo lavoro avrà come conseguenza l'inizio di una nuova era dell'informazione, tanto trasformativa quanto ultima. Per adesso tutto quello che sappiamo è che siamo solamente all'inizio del nostro viaggio per sbloccare il potere dell'informazione. È sempre stato chiaro che creare un ordine fisico, le strutture che vediamo intorno a noi, ha un costo. Abbiamo bisogno di lavorare e impiegare energie per costruirle. Però negli ultimi anni abbiamo imparato che anche ordinare le informazioni creando le strutture digitali invisibili del mondo moderno ha inevitabilmente un certo costo. Per quanto astratta ed eterea ci possa sembrare l'informazione, adesso sappiamo che deve sempre essere incarnata in un sistema fisico. Trovo che questa sia un'idea incredibilmente eccitante. Pensatela così. Un pezzo di argilla può essere usato per scrivere un poema. Le molecole d'aria possono trasportare il suono di una sinfonia. E un singolo fotone è una sorta di pennello. Insomma, qualunque aspetto dell'universo fisico può essere concepito come una tela bianca che noi possiamo usare per costruire la bellezza, la struttura e l'ordine.